La pirateria è un fenomeno che ha sempre interessato il mare, fin dal tempo degli antichi romani. Il Mediterraneo era infatti infestato dei pirati. Ricorderemo infatti la famosa campagna che Pompeo fece contro quest'ultimi, ritornando vittorioso dalla Spagna. Quando infatti però l'asse commerciale si sposta dal Mediterraneo all'oceano con la scoperta delle Americhe, vediamo che anche la pirateria subisce questo cambiamento, in quanto i pirati iniziarono a solcare le rotte oceaniche. L'età d'oro della pirateria è tra il 1660 e il 700 inoltrato, e va detto che però dobbiamo fare una sostanziale differenza tra pirati, corsari e bucanieri. Non sono tutti la stessa cosa, seppur comunque quello che fanno sui mari è uguale. Qual è la differenza? I pirati erano coloro i quali agivano senza avere una nazione di riferimento, erano appunto azioni ovviamente autonome, in quanto armavano delle navi e solcavano i mari alla ricerca di navi da saccheggiare. Per quel che riguarda invece i corsari, dobbiamo ricordare che i corsari avevano la cosiddetta patente di corsa. Era infatti una patente rilasciata dalle autorità statuali, ad esempio dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Spagna, che dava la possibilità a questi uomini di assaltare le navi nemiche, depredarle e fare anche prigionieri. I primi pirati di cui si ha comunque conoscenza furono i Sea Dogs, ossia i cosiddetti cani del mare, e si dice che fu proprio la regina Elisabetta, non tanto insomma con un decreto ma con un tacito assenso, a dare la possibilità a questi uomini di intraprendere nel nome dell'Inghilterra attività piratesche. E poi abbiamo i bucanieri. Il termine bucaniere è un termine che deriva dal francese boucan, e significa sostanzialmente arrostire la carne su delle graticole. I bucanieri quindi erano inizialmente dei coloni francesi che si erano stabiliti nelle colonie americane francesi, e che per la loro abilità come tiratori, perché inizialmente vivevano di caccia, vennero arruolati anche dagli stessi corsari. L'unione di corsari e bucanieri diede vita ai Fratelli della Costa. I corsari si distinsero anche per attività particolarmente insomma epiche, ad esempio la presa di Panama da parte di Morgan, oppure anche la presa di Maracaibo nell'attuale Colombia. Ma abbiamo all'interno di queste grandissime imprese sicuramente un'impresa che è sconosciuta ai più, ed è anche una delle più romantiche, potremmo dire. Si tratta infatti di Samuel Bellamy. Questo era un ragazzo inglese che nacque nel 1689 nel Devon. Si arruolò già in giovane età nella marina britannica e poi si trasferì nelle colonie inglesi, in particolare a Cape Cod nel Massachusetts. Qui però la sua vita cambiò radicalmente, perché incontrò una donna, Maria Allett, la quale pur amandolo non poté sposarlo, in quanto il padre di lei non voleva, perché chiaramente il rango che dei due era fortemente impari, e quindi per questo motivo non poterono convolare a nozze. Nonostante però la famiglia di lei non voleva e osteggiava la frequentazione, i due continuarono a vedersi. Maria infatti ebbe un bambino che però nacque morto, e quindi Bellamy, per evitare lo scandalo e carcere, decise di riprendere la via del mare, questa volta però in qualità di pirata, perché aveva promesso al padre di lei che sarebbe tornato talmente ricco da poter sposare e quindi ripulire, se vogliamo, l'onore della donna e anche della famiglia. Quindi Bellamy si imbarca e inizia
proprio a compiere attività piratesche. Evita di assaltare le navi britanniche per insomma, come dire, devozione personale alla madre patria. E una delle imprese più singolari che Bella mi compì fu nel 1717, quando dopo 3 giorni di inseguimento in mare aperto riesce a catturare la Guaida Galli, una nave ricchissima, molto bella tra le altre cose, piena di ori e preziosi. E Bellamy cosa fa? Prende appunto la nave, la Guaida Galli, e restituisce la nave sulla quale era cioè era lui e il suo equipaggio, chiaramente all'equipaggio della Wild Galley. Infatti Bellamy era conosciuto come essere un pirata gentiluomo, perché raramente faceva prigionieri, nel senso che di solito li rilasciava, evitava inutili spargimenti di sangue, e gran parte del suo equipaggio era composto anche da schiavi che erano stati liberati in seguito all'assalto delle navi negriere. Ovviamente Bellamy ritenne che ormai era giunto il momento di deporre le armi e di tornare a Cape Cod, in quanto era diventato abbastanza ricco. Ma sulla via del ritorno, a nord delle Bahamas, Bellamy viene sorpreso da una tremenda tempesta. L'equipaggio, la nave e lo stesso capitano vengono letteralmente inabissati, e il sogno d'amore di Bellamy non poté mai compiersi. Nel 1984 la nave è stata recuperata e oggi esposta al museo di Cape Cod, dedicato proprio a Bellamy, mentre il tesoro della nave è esposto al museo della pirateria presente a Nassau.